Musica, danza, bellezza e comicità, riflessioni sull'oggi e uno sguardo di speranza verso il domani. E grandi nomi, tra i quali Maria Amelia Monti, Max Pisu, Giappi Cucciari e Giampaolo Morelli. Ad Altopascio è di nuovo tempo di teatro per una stagione di prosa che si preannuncia da tutto esaurito e rivolta ai giovani. Quest'anno infatti ci sarà una novità assoluta per gli under 35, per i quali per la prima volta si prevede un abbonamento a 50 euro. Saranno 8 gli spettacoli che la compongono in abbonamento, ma in realtà si dovrebbe parlare di 8 più 2, quindi di 10, perché oltre agli 8 spettacoli che partiranno dal 10 novembre e che termineranno il 3 aprile, quindi accompagnandoci lungo tutto la fine dell'autunno e l'inverno all'interno del Teatro Puccini, avremo anche 2 appuntamenti dedicati alle famiglie. Uno è già calendarizzato per il 22 di dicembre, si tratta di Ouverture de Saponette, uno spettacolo di voli di sapone simpatico per tutta la famiglia. E poi ospiteremo, non è ancora stato calendarizzato ma ne daremo notizia a breve, anche Peter Pan, musical sempre per le famiglie. Si comincia giovedì 10 novembre con l'immortale Cena dei Cretini, portato in scena da Nino Formicola, anche regista, e il comico Max Pisu. Si prosegue giovedì 8 dicembre, ancora ironia, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Scritto e diretto da Edoardo Erba, il marito invisibile racconta di Fiamma e Lorella, due amiche che non si vedono da tempo impegnate in una video chat. La stagione teatrale si chiude lunedì 3 aprile con Giampaolo Morelli e 101 scomode verità e 3 storie vere, un monologo irriverente, caustico, pungente sulle umane debolezze. La stagione è bellissima, è una stagione estremamente variegata sul piano dell'offerta, intercetta pubblici diversi sia come fasce d'età ma anche come proposte, e quindi attrae le persone a ritrovarsi davanti alla cultura insieme, insomma, ed è un messaggio meraviglioso.